La vita didattica vissuta nelle aule universitarie rispecchia i problemi che tanti ragazzi hanno, perché non dimentichiamo che questi atleti, anche se fanno cose fenomenali, vivono parte della loro vita nel mondo reale di tutti gli esseri umani e quindi hanno le stesse problematiche, le stesse sicurezze e anche insicurezze dei ragazzi che noi vediamo nelle aule dell'università. E soprattutto mi ha aiutato nel dialogo con loro quando studiano a parlare anche non solo di atletica ma anche di altre cose. Questo è stato indubbiamente un vantaggio. Da questa Olimpiade molto strana, proprio per tutto quello che abbiamo fatto per prepararla, porterò in aula il fatto che si può provare a fare cose diverse, si può provare a rompere cliché, soprattutto una lezione di non rassegnazione e soprattutto una lezione di provare a sperimentare con coraggio, nel pieno rispetto, ripeto, delle regole sanitarie, con un approccio scientifico forte, provare ad andare avanti. Il calcio è uno sport bellissimo, credo che quest'estate noi abbiamo vissuto un'onda emotiva che forse non è ancora finita ed è partita proprio con la vittoria agli europei di calcio della squadra di Mancini, che a differenza di tante altre volte è passato un messaggio non di solo calcio, mi permetto di dire, e credo che quest'estate un po' particolare, segnata da tanti avvenimenti sportivi, abbia un unico filo, e cioè che dopo 2 anni pesantissimi si prova a fare qualcosa che regala emozioni, si prova a fare qualcosa che regala qualche gioia, e quindi l'enfasi che si è messa sullo sport, che non è la soluzione di tutti i problemi della vita delle persone, però si è visto che si può fare qualcosa di positivo, qualcosa che incoraggia a muoversi, qualcosa che incoraggi a fare. E dietro, in modo particolare conosco bene quelle dell'atletica, ma anche dietro le 69 medaglie delle Paralimpiadi, che sono state un risultato per me culturalmente, oltre che sportivamente, estremamente importante, c'è tantissimo lavoro. Spero che, soprattutto per quanto riguarda le Paralimpiadi, si sappia capire quanto il messaggio riguardi tutta la società. Martina Caironi, una nostra ex studentessa, quella arrivata seconda nel triplete della velocità di Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contraffatto, ha detto: ma mi vedete? Secondo voi ho dei problemi? Sono timida? Ecco, hanno espresso una forza che deve arrivare alla società per fare in modo che nessuno resti escluso da un diritto fondamentale, che è quello di provare a continuare a vivere nonostante tutte queste difficoltà. Spero che il messaggio vero di tutto lo sport italiano sia quello di raccogliere questa energia per usarla noi nella vita di tutti i giorni. Non tutti diventano campioni olimpici, non tutti corrono i 100 metri in 9 secondi 80 come ha fatto il bravissimo Marcel Jacobs, non tutti saltano 2 metri 37 come Jimbo Tamberi, ma tutti possono provarci a diventare dei resistenti camminando veloce come Massimo Stano e Antonella Palmisano, o provare a fare insieme un lavoro molto molto raffinato, e si vince anche di squadra, anche nell'atletica leggera, che è sport individuale, come abbiamo visto nell'epilogo della 4%, che credo sia stata un'altra grande emozione di questa estate. In fondo lo sport è un'avventura profondamente umana, questo si sa dai tempi dell'antica Grecia e non lo scopro io adesso. Resta uno degli ambiti dove ci si può mettere alla prova con se stessi, dove se imparassimo ad avere la cultura del rispetto dell'avversario, dei nostri limiti, dei limiti anche degli altri, insegna tante altre cose senza molta retorica. Puoi vincere, puoi perdere, ti puoi rialzare, ci puoi riprovare la volta dopo, e ormai non esistono più, soprattutto in questi ultimi 2 anni ci siamo resi conto come la virtualità ormai sia parte della nostra vita. E allora poter muovere ancora, perdonatemi la volgarità, ossa, muscoli, sentire il cuore che batte, sentire che sudi, che hai bisogno di farti una doccia dopo, che un altro è più bravo di te, o ammirare qualcuno che riesce a correre quasi a 40 all'ora solo con la propria muscolatura, ti suscita dentro, credo, una spinta inspiegabile, non molto razionale, perché poi lo sport alla fine è questo. Molti l'hanno descritto in maniera
rischiando di banalizzarlo, un po' come l'intervallo della vita, però è vero che se sappiamo approcciarci allo sport con la leggerezza, quella di Italo Calvino, in un bellissimo libro Lezioni americane, è vero che è uno dei momenti esperienziali che le persone difficilmente dimenticano, perché rimane segnata nel tuo corpo, nella tua anima, nella tua testa, nelle tue emozioni. E alla radice, in molti ambiti, lo sport è profondamente democratico, non sta a guardare i colori della pelle o il censo sociale. Alla fine vince il più bravo, a volte c'è qualche problema in questo senso, sicuramente nessuno ha frenato gli avversari di Marcel Jacobs in quella finale così emozionante. Lui è stato più bravo degli altri, lui in questo momento è l'uomo più veloce del mondo, sembra incredibile raccontarlo perché nessun italiano era mai riuscito ad arrivare in finale in 120 anni di storia delle Olimpiadi, e credo che questo susciti un sentimento di emulazione che io trovo bellissimo. Ciascuna persona può provare a fare 100 metri nel tempo più breve possibile. E poi lo stupore nasce dal pensare che qualcuno lo fa correndo a una velocità che è paragonabile a quella dei motorini. In quel villaggio la parola più ricorrente, quella che vorrei passare, è together, insieme. Ecco, credo che sia uno dei lasciti più belli di questa Olimpiade, perché lì è stato un villaggio globale di tutta l'umanità, reale però, non un villaggio virtuale. Al villaggio noi vivevamo in una piccola città che è fatta di circa 15.000 persone, tra atleti, tecnici, addetti alle pulizie, organizzazione, eccetera. E quindi pensare che siamo usciti da questa esperienza così particolare, portando in tutto il mondo un messaggio, credo, di speranza, ecco, ne ricavo che cosa? Che si può fare non da soli. Quindi la parola, il mio mantra sarà insieme, esattamente come ho predicato per tutto il tempo agli atleti che ho avuto l'onore di dirigere in questi 3 anni, passare dall'io al noi anche in uno sport individuale, da soli non si va da nessuna parte, quindi credo che il messaggio più importante sia insieme.